Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del Fantacalcio. Andiamo ad analizzare, grazie agli amici di Fantalab, una nuova statistica che trovate all'interno di questa fantastica applicazione, cioè i gol attesi e gli assist attesi che creano l'atteso bonus. Quindi, come abbiamo fatto l'altro giorno per capire gli under performance, cioè i giocatori che hanno performato meno di quanto hanno prodotto, capiamo oggi quelli che sono i giocatori che invece hanno un po' overperformato, cioè hanno realizzato di più di quello che potevano attendersi come produzione di gioco. Per fare un esempio, parliamo di due difensori, Llorente e Bradaric, che sono difensori che hanno creato, sfornato entrambi un assist e che si trovano invece in classifica come ultimi posti, diciamo 69esimo con gol attesi e 59esimo entrambi con assist atteso. Invece l'assist è arrivato, quindi hanno prodotto un più uno quasi di bonus, quando in effetti la loro produzione offensiva doveva essere più scarsa. Per questo motivo sono giocatori che per certi motivi possono essere già scambiati oggi oppure tenuti in attesa di confermare, perché come vediamo adesso nel caso di Krstović sono giocatori invece che hanno subito avuto un grande impatto con la Serie A, e quindi essere come classifica di gol attesi al 19esimo posto, ma aver prodotto già due gol, vuol dire che sono giocatori graffianti, subentranti subito, che hanno subito capito come gira la Serie A e come devono essere veramente subito aggressivi per cercare di mordere questo fantastico campionato. Quindi Krstović ha un più 1,51, Nico Gonzalez ha fatto due gol come Krstović ed era atteso come 27esima posizione come gol attesi, ha un più 1,39 di bonus attesi. Momento buono per scambiarli? Forse sì, forse no. Sicuramente sono giocatori che hanno nelle corde il bonus, così come Zirkzee e così come De Ketelaar, che anche loro, un po' come ha fatto Krstović, hanno subito addentato la Serie A per cercare di tenersi il posto buono, in particolare l'attaccante bolognese, che deve dimostrare dopo la partenza dell'Arnautovic di essere assolutamente in graduatoria per reggere tutto il peso offensivo del Bologna, così come De Ketelaar, che vuole essere il nuovo Iličić alla corte di Gasperini, quindi si è subito fatto notare e sicuramente quando è subentrato darà sicuramente grandi soddisfazioni. Biraghi ha fatto un gol e un assist, per lui quasi un più 2 di bonus attesi rispetto alle produzioni, occhio perché su Biraghi c'è la pressione forte di Parisi, quindi può essere un momento buono quello di vendere oggi il capitano della Fiorentina per cercare di massimizzare le risorse e massimizzare gli scambi. Vi aspetto presto, un abbraccio a tutti voi, buon fantacalcio dal veterano. Ciao ragazzi!